parliamo della versione integrata degli amplificatori che abbiamo visto finora. Noi abbiamo visto una serie di amplificatori a singolo stadio e anche multistadio realizzati con transistori bipolari o MOSFET, però in delle reti che inglobavano resistenze di polarizzazione, condensatori messi da noi di bypass e comunque condensatori esterni. Tutta questa, diciamo, tipo di soluzione non va più bene quando io voglio realizzare gli amplificatori in forma integrata. Integrata che cosa vuol dire? Vuol dire che io non realizzo il dispositivo e poi lo connetto con altri oggetti che sono la resistenza, la capacità, quindi tutti i pezzi discreti che io poi monto su un supporto, che può essere una basetta, una millefort, una cosa buona. Quando io voglio realizzare tutto l'oggetto in forma integrata, io nel silicio devo realizzare tutte le sue parti, quindi anche la polarizzazione e tutto. Allora, come abbiamo detto più volte, questo pone una serie di problemi. Il primo problema qual è? È che noi dovremmo tendere a non usare resistori. Quindi la prima cosa, diciamo, che noi dobbiamo vedere è laddove io ho bisogno di un elemento che si comporti come una resistenza, io devo cercare di sostituire alla resistenza quanto possibile un circuito attivo, quindi ancora un transistore. Questo perché? Perché abbiamo detto più volte che le resistenze di polarizzazione, quindi decine di kilo o anche centinaia di kilo, se io le volessi realizzare nel silicio dovrei occupare un'area che può essere decine di volte più grande di quella di un dispositivo attivo. Quindi non conviene assolutamente fare resistenza. Il secondo problema che noi abbiamo sono le capacità. Noi abbiamo visto che per questione, diciamo, di banda, noi mettiamo capacità dell'ordine dei microfarad. Queste capacità non si possono integrare. Per lo stesso motivo, diciamo, realizzare una capacità di questi valori non è proprio ragionevole. Viceversa, si possono fare delle capacità di valore molto piccolo, ma certamente non i microfarad. Quindi quando noi dobbiamo realizzare questi amplificatori in versione integrata dobbiamo un po' ricambiare la filosofia che abbiamo utilizzato. Sicuramente noi abbiamo a disposizione i dispositivi, quindi il transistore e il MOSFET. Quindi la prima scelta che noi dobbiamo fare è dire, devo fare un circuito, che dispositivo mi conviene usare? Allora il criterio di scelta qual è? Noi lo sappiamo che rispetto al segnale il comportamento lo abbiamo schematizzato con un circuito equivalente. Quindi io quello che devo andare, diciamo, a considerare nella mia scelta è come si comportano questi due dispositivi rispetto al segnale, come si comportano. Noi li abbiamo descritti con un modello equivalente. Questo qui è il modello del transistore. E questo qui è il modello del MOSFET. Questo qua è la gate, questo è il source e questo è il drain. Dal punto di vista della topologia, questi non sono diversi, sono praticamente la stessa cosa, l'unica differenza è che questo ha una resistenza e questo ha una resistenza infinita in ingresso, però la topologia è la stessa. Che cosa cambia però? Cambia la descrizione dei parametri che stanno qua dentro. Per il transistore, la RP greco, noi l'abbiamo calcolata come VT su B, la G con M come IC su VT, R0 come VA su IC e soprattutto abbiamo dato una condizione di piccolo segnale che è questa. Gli stessi parametri poi noi li abbiamo anche calcolati per il MOSFET.
Tenete presente che le due VT che compaiono qua sono due cose diverse. Questa è la tensione termica, i 25 mV. Questa è la tensione di soglia del MOSFET, 0,8 volt, ma comunque hanno due significati fisici completamente diversi. Allora, se io devo scegliere se realizzare un circuito a transistori o a MOSFET, che cosa devo andare a vedere? Mi serve una resistenza d'ingresso molto elevata? E allora non c'è dubbio che io debba usare un MOSFET. L'altra cosa che devo andare a vedere qual è? Il segnale che voglio amplificare. In un caso io posso lavorare con segnali che devono essere, per poter essere il sistema lineare, molto minori di 25 mV, quindi dei segnali che hanno un'ampiezza che è il millivolt, non posso andare oltre. Per il MOSFET invece la condizione di piccolo segnale non è determinata da una quantità fisica, ma in qualche maniera da qualcosa sul quale voi avete il controllo, perché la VGS, vi ricordate, la tensione che voi usate per polarizzare la gate. Quindi questa quantità qua può essere facilmente dell'ordine dei volt. Se voi mettete qua 3, una tensione di soglia può essere un volt, questo è un numero molto più grande. Quindi in generale il MOSFET vi permette di amplificare dei segnali di ampiezza molto più ampia che non il transistore bipolare, che invece ha un limite, che è un limite fisico e che non si muove da là. Un'altra considerazione che uno può fare, e da qua si vede bene, noi abbiamo visto che come lo calcoliamo questo guadagno, il guadagno è sempre proporzionale alla G con M, alla corrispondenza. No, G con M, RC parallelo RL, G con M per qualche cosa, ma la G con M ci sta sempre. Se voi confrontate queste due espressioni della G con M, che cosa vedete? Che se io lavorassi a parità di corrente, questa qua dipende direttamente dalla corrente, questa qua dipende dalla radice della corrente. Quindi vuol dire che intrinsecamente l'amplificatore a MOSFET guadagnerà sempre di meno a parità di potenza, perché il suo legame è un legame che sta con la radice quadrata. E infatti gli amplificatori a bipolare hanno un guadagno mediamente molto più elevato di quelli a MOSFET. Però se uno guarda bene questa G con M, se ci ricordiamo che il K in realtà è questo, allora se ci ricordiamo che il K in realtà è legato alle dimensioni del dispositivo, uno può dire però è vero che G con M dipende dalla radice della corrente, però è vero pure che io ho a disposizione dei parametri geometrici sui quali io posso intervenire per aumentare questa G con M. Cioè io posso sostanzialmente aumentare la profondità del canale. Però poi questo che significa? Significa che ho un dispositivo che occupa un'area maggiore. Quindi, diciamo, nelle more di questa discussione qua, uno nel MOSFET ha a disposizione comunque un margine geometrico, diciamo, per intervenire sulla trasconduttanza. Quindi uno, diciamo, fa queste valutazioni e decide se vuole, se è opportuno realizzare un integrato utilizzando dei dispositivi bipolari o dei dispositivi MOSFET. Quale che sia la soluzione che sceglie, però, quello che deve realizzare sicuramente è la polarizzazione. E in genere, poiché abbiamo visto che uno con un singolo stadio non ce la fa mai ad avere tutte le caratteristiche che in generale uno richiede a un amplificatore, quindi la resistenza di uscita, la resistenza di ingresso, il guadagno, eccetera, allora mediamente uno ha un certo numero di stadi, no? Per esempio, noi abbiamo visto un collettore comune in ingresso, l'emettitore comune per avere il guadagno, il collettore comune per avere la resistenza di uscita bassa e così via. Che vuol dire? Che tutti questi dovranno essere tutti quanti polarizzati. E come si polarizzano i circuiti integrati? Noi abbiamo accennato, però oggi lo vediamo con maggiore dettaglio, si polarizzano con quelle strutture che noi abbiamo chiamato specchio. Allora, quello che vediamo oggi sono dei dettagli in più sulla polarizzazione dei circuiti integrati, quindi specchi di corrente a MOSFET e a transistori,
con l'idea però di trovare dei circuiti che ci consentano la polarizzazione in qualche maniera simultanea di più stati, perché poi alla fine è quello che effettivamente accade all'interno di un circuito. Ora cominciamo a vedere le soluzioni, diciamo, di polarizzazione per i circuiti a MOSFET. Noi, vi ricordate, abbiamo, diciamo, indicato genericamente così un generatore di corrente costante, e a MOSFET l'abbiamo realizzato con un circuito fatto così. Questo circuito realizza un generatore di corrente, quindi l'elemento che noi mettiamo per fissare la corrente che circola qua. Per capirci, ad esempio, noi nella polarizzazione dei circuiti a MOSFET, no? La polarizzazione noi l'abbiamo fatta così. Qua ci può stare sia una tensione negativa che la massa, è poco influente. Questo oggetto qua è realizzato così, con una coppia di transistori MOSFET collegati in quel modo là. Allora, la prima cosa che noi possiamo osservare qual è? Che questo oggetto, quindi collocato qua sotto, forza una corrente a scendere dal circuito verso la massa. Per questo motivo, in generale, questo viene chiamato pozzo di corrente, perché poi vedremo anche la sorgente di corrente. Quindi questo qui, nel vostro libro, lo chiamo pozzo di corrente, perché la corrente passa in questo oggetto e poi va verso massa. Come funziona questo circuito? Funziona in una maniera semplice, cioè attraverso la scelta della resistenza che io trovo qua, che ho chiamato RF, io riesco a fissare una corrente che chiamo IREF, che scorre in questo ramo. Il fatto che qui scorra una certa corrente mi vincola la corrente che scorre da quell'altro ramo, e quindi se io inserisco questo oggetto in un circuito, questa sarà la corrente che circola per tutto il ramo del circuito. Allora, cerchiamo di valutare qual è il rapporto tra questa corrente e questa. La prima cosa che dobbiamo, diciamo, osservare è che la corrente IREF come si determina? Si determina come VDD meno VGS su RREF. No? Se voi andate ad applicare Kirchhoff a questa maglia, questa qua è la VGS comune, e quindi io, attraverso la scelta della resistenza, nota l'alimentazione del circuito, se io ho una corrente, ho una sola VGS, posso imporre un qualunque valore della corrente al lato sinistro del circuito. I due MOSFET chiaramente sono montati con le gate source collegati allo stesso potenziale, quindi da VGS uguale. Che relazione c'è stata tra questa corrente e questa? Ricordiamoci innanzitutto che questo è un MOSFET, quindi la corrente che passa qua dentro non può entrare in questo ramo, perché nelle due gate non circola corrente. Quindi questa corrente va tutta nel drain di Q1. Quindi la corrente IREF coincide con la corrente di drain del primo MOSFET.
quanto vale la corrente di drain? Vale K con 1 per VGS meno VT elevato al quadrato, se trascuro la modulazione di canale. Perché uso questa equazione qua? Perché io questo transistore l'ho collegato mettendo in cortocircuito drain e gate. Quindi quel transistore Q1, avendo VDG uguale a 0, sta sicuramente in saturazione. E quindi io posso usare per la corrente l'equazione in saturazione. Ok? Quanto vale invece la corrente I con 0? Se I con 0 sta pure lui in saturazione, io posso usare un'equazione di questo tipo qua. Per il momento ipotizziamo che sia in saturazione. E quindi I con 0 io lo potrò scrivere come K con 2 per VGS meno VT elevato al quadrato. VGS e VGS sono le stesse perché li abbiamo contati così, VT e VT sono uguali perché quello è un integrato, se quella è la tensione di soglia, generalmente tutti i dispositivi hanno la stessa tensione di soglia. Quello che può cambiare sono le dimensioni, perciò ho lasciato K1 e K2. Quindi se io vado a cercare la relazione tra I0 e I ref, devo fare K2 VGS meno VT elevato al quadrato diviso K con 1 VGS meno VT elevato al quadrato. E quindi la relazione tra le correnti è la stessa relazione del rapporto dei K. Se ci ricordiamo da chi sono fatti I K, contiene una parte fisica che è chiaramente uguale per tutti e due i dispositivi, perché la capacità dell'ossido, la mobilità, quelli sono, per cui alla fine il rapporto delle correnti non è altro che il rapporto delle dimensioni del secondo MOSFET diviso il rapporto delle dimensioni del primo. Che vuol dire? Che se i due dispositivi sono uguali, le due correnti sono uguali, le dimensioni sono uguali. Quindi io fisso una corrente da questo lato scegliendo un'opportuna resistenza e la stessa corrente mi circola dall'altra parte. Se sono uguali, il circuito si viene detto specchio di corrente. Specchio, prende la corrente e la riporta. Se sono diversi, qui circolerà un multiplo o un sottomultiplo della corrente dell'altra parte. In questo caso si parla di circuito di indirizzamento della corrente. Qual è il punto delicato? Il punto delicato in realtà sono due. Il primo, tutto questo funziona solo se Q2 sta pure in saturazione, perché sennò questa equazione qua non è proprio scrivibile. Ma da chi dipende se quello sta in saturazione o meno? Dipende dalla sua VDS, cioè dipende da che cosa ci avete messo qua sopra. Perché quel circuito là sta inserito in qualche altro circuito, quindi quale sarà la VDS ai capi di questo circuito? Devo andare a vedere dove l'ho collegato. Quindi il circuito dove l'avete collegato deve essere tale che comunque Q2 sia in saturazione, sennò tutte queste equazioni che abbiamo scritto non stanno proprio in piedi. E l'altra considerazione è che noi abbiamo trascurato l'effetto della resistenza di uscita. Che cosa succede per la resistenza di uscita? Che voi sapete bene che se anche prendete una caratteristica fissata a VGS, quindi a parità di VGS, la corrente non è esattamente costante, ma ha una salita. Che vuol dire questo? Che
Il primo transistore ha una PDS che è uguale alla PGS perché l'abbiamo montato noi così, quindi ci avrà una certa VDS. Il secondo transistore ci avrà una VDS che dipende dal circuito nel quale l'ho inserito, quindi magari sarà un valore diverso la VDS del secondo. Questo fa sì che voi avrete due correnti che in realtà un po' differiscono. Differiscono perché ci sta questa variazione con la tensione. Però insomma uno ne tiene conto, la R0 sì è nota e quindi diciamo, non è un grosso problema. La cosa proprio molto importante di questo circuito qua, qual è? Io in questo modo qua fisso questa resistenza e derivo una corrente con la quale corrente io posso polarizzare uno stato, quindi che ne so, l'emettitore uno stato, l'emettitore comune, quello che c'ho. Ma nulla mi vieta che io in questo punto mi porto un altro dispositivo. Colleghi esattamente come sta collegato questo, quindi replico questa parte di destra uguale. Qua circolerà ancora un'altra corrente che può essere uguale a questa se il rapporto dei K è uguale, oppure può essere a sua volta un multiplo, un sottomultiplo in dipendenza di quali sono le dimensioni di questo. E io di queste strutture qua, questo punto qua, gliene posso mettere quante ne voglio e quindi in realtà con un'unica resistenza io posso forzare tante correnti e ognuna di queste mi va a polarizzare uno stadio, ok? Quindi ho un sistema di indirizzamento di molte correnti. Questo qui è collegato esattamente come questo, cioè con le gate e i source uguale, messi alla stessa tensione, e poi ci avrà il suo rapporto V su L. Quindi io con un'unica struttura di queste e quindi con un'unica resistenza che magari sta fuori del chip riesco a ottenere tante correnti di valore diverso con le quali io posso polarizzare tutto il circuito integrato. Chiaramente tutte queste strutture qua sono sempre strutture di tipo pozzo, cioè mi servono in tutti i casi in cui la corrente passa da un punto e scende verso massa. Però io potrei avere anche l'esigenza di polarizzare, per esempio, in questo modo qua, no? Fissare la corrente da sopra, quindi dall'alimentazione verso il circuito, quale che sia l'oggetto che tengo qua sotto, io posso voler imporre la corrente dall'alto. Allora vedete che io questa struttura qua non la posso utilizzare più, perché questa struttura qua la corrente scende verso massa. Quindi in quei casi là, che tra l'altro noi utilizzeremo, noi dobbiamo realizzare un oggetto che viene detto sorgente di corrente. Quindi la sorgente che deve fare? Deve tenere in cima l'alimentazione e la corrente di riferimento deve scendere verso il circuito che io voglio polarizzare. Allora io ve la disegno. Questa
è una sorgente di corrente. Vedete, in questo caso la corrente imposta scende, quindi voi poi qua sotto ci potete mettere il circuito nella quale la volete far circolare. Come l'ho realizzata questa? È uguale a quella struttura là, questa però i source sono questi e le gate questi, cioè che cosa ho fatto? Ho usato dei dispositivi a canale B. D'altra parte ve ne potete accorgere dal fatto che la freccia è positiva entrante. Okay? L'uso del dispositivo a canale P mi consente di avere comunque la stessa VSG. Questo qui sempre in saturazione, questa è la resistenza che io vado a scegliere per fare la polarizzazione. Quindi la sorgente si usa tutte le volte in cui io voglio polarizzare dall'alimentazione verso il circuito. In linea teorica io di questi rami qui ne posso mettere quanti ne voglio, perché ne posso mettere quanti ne voglio? Perché in realtà da qua non passa nessuna corrente, quindi io metto un ramo, due o tre, la corrente non circola, si vede, quello che si distribuisce è semplicemente la stessa VGS. Chiaramente quando adesso andiamo a fare quel transistore bipolare, in questo caso le cose cambiano. Perché io quando vado a collegare i transistori, qua la corrente passa, ci passa la corrente di base. Quindi questi discorsi che per il MOSFET sono abbastanza semplici, diventano un pochino più complessi quando noi andiamo a vedere le soluzioni per i dispositivi, per i circuiti a bipolare. L'altra cosa che vi volevo dire è che molte volte, quando per esempio andate a vedere il vostro libro pure, ma pure sui circuiti li trovate disegnati così, anziché mettere la resistenza, voi ci trovate disegnato un generatore di corrente. È sempre lo specchio. Cioè molte volte viene disegnata così la resistenza, ok? Ma lo trovate disegnato così, è sempre lui. Sul libro le trovate tutte e due le versioni, anche quando fai il bipolare spesso ci trovate questo simbolo qua. Allora andiamo a vedere che cosa cambia quando io ho questi circuiti a bipolare. Analizziamo questo circuito qua. La struttura è sempre la stessa, sono due transistori bipolari NPN collegati in maniera tale da avere la stessa VVE. In più il transistore Q1 viene collegato in modo tale che la VCV sia 0. E questo, diciamo, garantisce che quel transistore là sia al limite della regione attiva. D'accordo?
Quindi fu 1 lavora al limite della regione attiva. Anche in questo caso qua, la corrente che scorre nel ramo di sinistra è definita dal valore della resistenza di riferimento, perché è pari a VCC meno VVE diviso la resistenza. Anche in questo caso qua noi vogliamo trovare la relazione che c'è tra questa corrente e questa. Che cosa cambia rispetto al caso di prima? Cambia il fatto che questa corrente nella resistenza non è la corrente di collettore. Quindi questa corrente arriva qua e qui passa corrente. Perché? Perché nelle due basi dei transistori circola sicuramente la corrente di base. Quindi la corrente IREF è uguale alla corrente di collettore del primo stadio più la corrente di base del primo stadio più la corrente di base del secondo. La corrente in zero invece è soltanto la corrente di collettore del secondo stadio. Allora, se noi vogliamo fare un discorso, diciamo, molto semplificato, giusto per capire il funzionamento, possiamo dire, vabbè, ma io so che beta in generale è un beta molto grande, quindi che ne so, beta molto maggiore di 100 eccetera eccetera, sicuramente le correnti di base saranno un centinaio di volte più piccola della corrente di collettore, quindi se io faccio un discorso, diciamo, semplificato, posso ritenere che queste due sono sicuramente trascurabili rispetto alla corrente di collettore. Allora, se io faccio questa semplificazione, io mi posso andare a scrivere I0 sui ref. E questo quanto vale? La corrente di collettore quant'è? Noi come l'abbiamo scritta? Come I con S, 2, è elevato a BPE su VT. I ref sarà, se ho trascurato le correnti di base, sarà IS1 per E elevato a VT su VT. Poiché le VVE sono uguali, perché noi le abbiamo montate in questo modo, queste due correnti stanno nello stesso rapporto delle correnti di saturazione inversa. Diciamo, noi non abbiamo mai approfondito questo argomento, però le correnti S che abbiamo visto, che sono le correnti di saturazione inversa della giunzione, la loro, diciamo, dal punto di vista numerico, sono proporzionali all'area della giunzione base emettitore. Che vuol dire? Che se questo, questo transistore ha l'area della giunzione il doppio di questa, la corrente IS2 sarà il doppio di quella dell'altro. Quindi in generale, se i transistori sono uguali, le due correnti sono uguali. Se il transistore Q2 ha un'area della giunzione base emettitore m volte più grande di quella di Q1, questo rapporto sarà in genere m. Ok, m è di quante volte la giunzione è più grande di quell'altra, più grande o più piccola. Se i transistori sono uguali, allora quello è uno specchio di correnti, perché prende la corrente da una parte e la porta dall'altra, si replica. Se no, è semplicemente un circuito di indirizzamento della corrente.
chiaramente questo discorso quando è che comincia, diciamo, a andare in difficoltà? Se io qua vado ad aggiungere altri pezzi, io avrò tante correnti di base che dreno. Quindi a un certo punto io questo fatto di dire le trascuro queste correnti di base non lo potrò più fare. Perché anche se non hanno, diciamo, sicuramente sono più piccole della corrente di collettore, però portano in conto un errore. Allora facciamo, per valutare questo errore, lo stesso, diciamo, la stessa analisi senza trascurare queste correnti di base. D'accordo? E vediamo questo errore quanto va. Quindi dobbiamo considerare che questa corrente, supponiamo che i due transistori siano uguali, sarà pari a 2 volte alla corrente di collettore più le due correnti di base. Mentre la I0 è praticamente la corrente di collettore. Quindi la IREF, se io non trascuro le correnti di base e, diciamo, ipotizzo che questi siano uguali, la IREF è la somma della corrente di collettore di questo più la corrente di base più la corrente di base. Quindi come la posso scrivere? Come IC più 2, ma la corrente di base di E e la corrente di collettore diviso bene. E quindi questa qua non è altro che C diviso 1 più 2 su 3. Allora, se io adesso vado a fare il rapporto I0 sui REF, qua ci avrò I con C diviso I con C per 1 più 2 su beta. E quindi questo rapporto è 1 diviso 1 più 2 su beta. Quant'è questo errore? Se beta è 100, l'errore è del 2%, non è un errore significativo. Il problema qual è? Noi abbiamo immaginato che i transistori fossero uguali. Se i transistori non sono uguali, ma questo qua è m volte quell'altro, allora la corrente di collettore di questo è m volte la corrente di quello, la corrente di base è m volte la corrente di base di quell'altro. Se voi andate a fare i conti, qua vi viene una m al numeratore. Quindi l'errore che voi fate comincia a diventare 2 volte, 4 volte, 6 volte più grande di quello che del caso dei transistori uguali. Quindi, poiché quando uno fa l'indirizzamento, forse non ve ne siete accorti, ma quando avete fatto l'amplificatore multistadio e avete fatto le polarizzazioni, avete visto che le correnti di polarizzazione aumentavano nello stadio. Quindi, o comunque sono diverse. Allora io, diciamo, non posso più immaginare di fare una cosa di questo tipo qua. Soprattutto nell'ottica di utilizzare questo circuito come abbiamo fatto prima, quindi di collegarne tanti per avere tanti indirizzamenti di corrente. E quindi questo problema qua della dipendenza dal beta è stato studiato parecchio, perché le polarizzazioni sono fatte così e quindi sono state sviluppate una serie di versioni migliorative di questo specchio di correnti a transistori. Il libro ne riporta un certo numero, che essenzialmente sono
quella che vediamo noi a compensazione della corrente di base è un'altra che è Vidlar. Il vostro libro riporta pure altre configurazioni di questi tipi di specchi. Noi ne vediamo qualche una di queste soluzioni. L'idea di queste è quello di renderci meno sensibili al beta nella descrizione della corrente. Quindi una di queste versioni che ne andiamo a vedere è il circuito a compensazione della corrente di base. Che è fatto così. Rispetto a prima ho aggiunto un transistore. Questi qua sono la stessa coppia di prima, viene aggiunto questo transistore Q3 in questa configurazione qua. Diciamo nell'analisi di questo circuito, mettiamoci nel caso semplice di tutti e tre i transistori uguali. Cambia diciamo, poco se uno volesse considerarli diversi. La corrente che scorre nella resistenza R, questa, a chi è uguale? La corrente arriva qua, una parte va nel conduttore, quindi è una IC, e una parte è la corrente di base di Q3. Quindi questa qui non è altro che IC più la corrente di base di Q3. Ok? A questo nodo, una parte va qua, una parte va qua. Noi questa corrente ce la possiamo calcolare facilmente, perché I0, la corrente al lato destro, trascurando diciamo il fatto che sono diverse, è la stessa corrente che sta qua dentro, no? La corrente di collettore e la corrente di emettitore noi le riteniamo sempre uguali. Se questa qua è la corrente di emettitore, la corrente di base chi è? Diciamo, possiamo anche calcolare rispetto a questa, è I con 0 su beta, se vogliamo essere più precisi. Se la corrente di collettore è con 0, la corrente di base è con 0 su beta. Se questi transistori sono uguali, se questa è con 0 su beta, anche questa deve essere I con 0 su beta. Hanno la stessa VBE, sono uguali, le correnti di base sono uguali. Quindi questa corrente qua, di emettitore, sarà la somma di I con 0 su beta più I con 0 su beta. Quindi è due volte I con 0 su beta, la corrente di emettitore. Quindi questa è 2 I con 0 su beta. La corrente di base, rispetto alla corrente di emettitore, è divisa per 1 più beta.
Quindi questa qua chi è? È 2 i con 0 su beta diviso 1 più beta. Lo vedete da qua che cosa è cambiato? Che qui al denominatore, diciamo che beta più 1 e beta sono uguali, perché comunque beta è molto grande, io qua ho un beta quadro. Che cosa vuol dire? Che se prima io avevo una certa variazione al variare del beta, io ho questo beta che mi compare al denominatore, ce l'ho al quadrato. Quindi l'influenza di questo parametro chiaramente è estremamente ridotta. Quindi se io adesso vado a fare i con 0 sui rep, questa qua è i con 0, questa qua sarà la corrente di collettore, la posso approssimare con i con 0, questa qua sarà 1 più 2 su beta 4. Cioè in effetti che cosa ho fatto? Ho fatto in modo che la dipendenza dal beta venisse con il quadrato, quindi ho ridotto l'influenza di questo parametro. Quindi questo è un circuito che si usa molto. Un altro circuito che si usa, poi ci fermiamo, è un circuito che si basa su una considerazione un po' diversa da questa, ed è il circuito di Wigler, che è fatto così. Che cosa è cambiato rispetto ai circuiti che abbiamo visto prima? Abbiamo inserito una resistenza di emettitore sotto Q2. In questo caso, diciamo, lo scopo non è tanto quello di minimizzare gli effetti della corrente di base, quanto quello di fornire al sistema un grado di libertà. Perché? Perché anziché avere a disposizione una sola resistenza per fissare la corrente, vedremo che io ho a disposizione un secondo parametro, che è una seconda resistenza. Perché questo mi viene comodo? Perché noi abbiamo sempre detto questa RF io non la so fare integrata, la metto fuori del circuito. In realtà ci sono una serie di circuiti nei quali le resistenze di polarizzazione io le devo integrare. Quindi in questo caso, se io ho 2 gradi di libertà, posso ragionevolmente pensare di realizzare delle resistenze che io sono più in grado di realizzare, cioè ho meno vincoli. Poi facciamo un piccolo esercizio numerico per spiegare bene questo punto. Vediamo un attimo però come funziona questo circuito.
se ci fate caso, in questo caso qua, la VBE1 e la VBE2 non sono più uguali. I transistori non stanno più montati alla stessa VBE. E quindi io non posso più dire le cose che ho detto prima. Però, diciamo, semplificando all'osso, quindi trascurando anche le correnti di base, io però che cosa posso dire? Che i REF, se trascuro la corrente di base, è pari alla corrente di collettore di Q. E quindi, essendo una corrente di collettore, è pari a I con S per E elevato a VBE1. I transistori sono uguali, le iconesse sono uguali. Questa equazione mi può essere utile per ricavare la VBE1, perché questa, se io faccio i logaritmi, sarà pari a VT logaritmo di Re su S. La stessa cosa la posso scrivere per i 0. I 0 è la corrente di collettore di Q2 e quindi sarà pari a I con S per E elevato a VBE2 su VT. E quindi VBE2 me la posso ricavare come VT per il logaritmo naturale di I 0 su I S. Che me ne faccio di queste relazioni che mi sono trovata? Se io vado a guardare questa maglia, noi qua abbiamo una corrente che passa in questo verso, che è praticamente la I0, per cui se faccio il bilancio delle tensioni vedo che VBE1 è uguale a VBE2 meno più RE. L'ho chiamata I0, fatemela scrivere come I0, così ci capiamo di più. A che cosa mi serve questa equazione? Mi serve perché adesso posso scrivere che questa RI0 è uguale a VBE1 meno VBE2. Le due VBE me ne sono ricavate. E quindi questo è uguale a VT logaritmo di Re su S meno VT logaritmo di I0 su S. Per le note e proprietà dei logaritmi ricaviamo la cosa che serve a noi, cioè questa qua è uguale al logaritmo di Re su I0. Questa relazione qua, che è quella che ci serve, è quella che descrive il funzionamento di questo circuito. Ok? Che cosa ci dice in realtà questa equazione? Che il rapporto tra le correnti dipende da un'altra resistenza, che è la resistenza R con S. Allora, facciamo un piccolo esempio numerico, che poi è quello che sta sul vostro libro, per vedere in pratica, diciamo, in quali condizioni si usa questo specchio di Wittler, a che cosa serve. Quindi l'equazione che noi vogliamo utilizzare è questa che abbiamo scritto. L'esercizio che sta sul vostro libro è questo: supponiamo di voler realizzare una corrente da uno specchio di corrente di 10 microampere, quindi uno specchio classico, e abbiamo una batteria di 10 volt.
Se utilizzassi lo specchio di corrente classico, la corrente REF è pari a VCC 10 meno VBE diviso la corrente 10 per 10 almeno 6. Questa è l'equazione banale. Se mi vado a fare i conti, mi vengono 930 kV. Quindi io avrei bisogno di realizzare una resistenza di 930 kV. Non la so realizzare, non la posso realizzare, non ce l'ho a disposizione. Che faccio? Non lo faccio questo circuito. Utilizzo VITR. Che cosa faccio? Dico, aspetta, io 930 kΩ non la so fare questa resistenza, ma 9,3K per esempio mi viene bene, riesco a farla. Se io utilizzo una corrente 100 volte più piccola, terrò una corrente che è 100 volte più grande. Quindi la corrente che mi verrà fuori dai REF sarà, ad esempio, 1 mA. Ok? Se io scalo sulla resistenza ottengo non i REF che voglio io, ma ottengo un'altra corrente di riferimento. Bene, a questo punto i REF lo conosco, i 0 la conosco, perché io qua voglio 10 microampere. Ne ho ottenuto 1 mA utilizzando la resistenza che volevo io, ho questo parametro libero per poter far funzionare questa equazione. Ok? Quindi, se vi potete ricavare la resistenza R con E, che sarà pari a VT su I0 per il logaritmo di REF su I0, se vi fate i conti con i numeri che abbiamo messo, vi viene 11,5K. Cioè, il discorso qual è? Io non ce l'ho a disposizione la resistenza che mi verrebbe dallo specchio. Ne posso avere un'altra. Benissimo. Utilizzo quell'altra e poi per ritrovarmi con quello che volevo io, vado a scegliermi un'ulteriore resistenza del circuito che ha un grado di libertà in più. Ok? Quindi in questo modo voi potete risolvere dei problemi che sennò sarebbero più complicati. Prima di chiudere, anche in questo caso, noi abbiamo la sorgente di corrente, allo stesso modo in cui l'abbiamo vista realizzata per i MOSFET. Per cui io posso, utilizzando dei dispositivi PNP, realizzare un circuito di polarizzazione che mi dà la corrente dall'alto verso il circuito che voglio io. Quando facciamo gli amplificatori integrati, questa polarizzazione dall'alto si usa parecchio. Questa qua è la sorgente di corrente.